Allora, siamo qui con le protagoniste dell'Amica Geniale. Presentatevi per il pubblico che non vi conosce a casa. Io sono Gaia Girace, interpreto Lila Cerulo da adolescente. Io sono Margherita Mazzucco e interpreto Elena Greco da adolescente. Qual è la caratteristica che vi ha più colpito dei vostri personaggi? Di Elena mi ha colpito maggiormente il fatto che osserva molto e che in realtà dentro, anche se fuori sembra molto sensibile e riservata, dentro nasconde una grande determinazione. Invece a me piace la complessità del mio personaggio e come cambia nell'arco di 6 episodi. Qual è stata invece la cosa che vi ha più sorpreso di questa avventura, di questo set, dell'essere attrici, di avere tutti intorno che vi coccolano, che si dedicano a voi, insomma di essere a tutti gli effetti delle star? Beh, cosa c'è tutto dietro tutto questo? E cioè, tu guardando un film non pensi mai a tutto il lavoro che ci sta dietro, a tutte le persone. E sì, ci ha stupito molto, abbiamo scoperto molte cose. La cosa che mi ha colpito di più è stata proprio l'attenzione ai dettagli, a tutti i particolari. Ci sono persone che sono addette proprio a delle cose specifiche, ma proprio veramente, veramente tantissime persone che si occupano di tante cose. Saperi Costanzo, cosa si prova a dire? Il nostro regista ha diretto pure, ad esempio, Adam Driver di Star Wars, no? Ci avete pensato magari? Questo che effetto vi ha fatto? Lavorare comunque un regista importante. Io a questo non ci avevo mai pensato, no. Però ci siamo trovate entrambe molto bene con Saverio, è molto esigente, però allo stesso tempo ti mette a tuo agio, ti cerca di aiutare in tutti i modi e ci ha fatto capire veramente chi sono i nostri personaggi e ce li ha fatti capire e ci ha fatto affezionare. Invece tra voi siete diventate, ok, amiche, magari abitate lontano, però è scattato subito il feeling, avete trovato subito questa amalgama, sì. Oppure è servito un pochino? Sì, sì, da Provini. Sin dal primo provino in cui siamo viste ho capito che lei era Elena. C'è stata subito un'intesa che non c'era con le altre. Quindi avete letto il libro? Sì. No, io l'ho letto dopo essere stata scelta. Ah, ho capito. Quindi, okay. Avendolo letto dopo, come vi siete ritrovati all'interno del libro? Cioè, leggere di una cosa che avete interpretato voi, fatto un po' strano. Sì, è stato soprattutto emozionante, per esempio, leggere nel quarto libro quando la mamma ridà il braccialetto ad Elena e questa cosa mi ha emozionato perché io avevo girato la scena del braccialetto con mia madre e quindi sapevo tutta la storia, sapevo quello che ha provato. Bel sorriso, dai, sorridi, sei la star della serie. Adesso tu non te ne rendi conto, ma l'attenzione che avete avuto sul set, no? Quindi è proprio un centesimo di quello che vi accadrà. Andate in prima visione su Rai 1, vedrete viste, non per mettervi ansia, però sarete viste da milioni di spettatori, dopo comincerete ad essere fermate per strada. Avete pensato a tutto questo oppure ancora siete non consapevoli del successo che vi travolgerà? In realtà ci abbiamo pensato, però io non ne sono ancora consapevole, cioè, almeno io non capisco ancora. No, neanche io. Non ci posso pensare, non riesco a immaginare come esatto. Potrà essere. Ma quando vi fermeranno chiedendovi un selfie, perché come non ci sono più gli autografi, però comunque vi chiederanno di selfie, eccetera. Come vi immaginate? Sarà una cosa che vi darà soddisfazione? Vi darà un po' fastidio perché comunque non ce ne devono avere più una vita, diciamo così? No, io spero solo che le persone non diventino invadenti. Però mi farà piacere, ovviamente. Da questa serie, invece, avete detto entrambi in conferenza stampa che quindi volete fare questo da grandi. Sì. E allora vi siete immaginate qual è un ruolo che sognate di interpretare? Io sicuramente un ruolo un pochino più dinamico, più un po' d'azione, un po' così. Ah, una cosa alla Millennium. Esatto. E tu invece? No, io invece voglio interpretare tutti i ruoli. E vabbè, voglio lavorare all'estero. All'estero? Come sì. Mai? Perché voglio essere un'attrice internazionale, non mi voglio fermare all'Italia. Voglio andare soprattutto in America. Dice ormai, ho coprodotto la HBO, quindi c'è una strada spianata, diciamo, magari fino al Trono di Spade. Va bene, ma invece voi quali serie vedete? Visto che siete anche voi spettatrici, no? Mm-hmm. Quali sono le serie che più vi piacciono? A me Pretty Little Liars, poi 13 Reasons Why,
Io ultimamente ho visto Downton Abbey, oppure... Che non è molto, diciamo, da ragazza. No, però mi piace tantissimo. E serie su Netflix, più che altro. C'è qualcosa che volete dire in conclusione ai vostri futuri fan? No. Guardate l'amica geniale.